Ciao a tutti, noi siamo partiti per le vacanze finalmente, ci siamo fermati in questo autogrill a fare una piccola pausa dopo 2 ore e mezza di viaggio, abbiamo mangiato qualcosa, siamo stati al bagno e adesso ecco ripartiamo e speriamo di arrivare presto al mare finalmente. Abbiamo portato il tablet e stanno guardando i cartoni. Tutto bene. Il più figo voleva essere ripreso. Finalmente si vede il mare. Eccolo lì lì. Bello? Tu lo fai il bagno? Allora, siamo arrivati al nostro hotel che si chiama Mare Italia a Peschici. Vi faccio fare il giro della nostra casetta. Allora, questo è l'ingresso. Questo è il bacino di Liam che ci segue ovunque. Le piantine, bli 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 bli. Poi la nostra entrata di casa. C'è subito il letto matrimoniale e il lettino. Il lettino. Poi c'è qui subito dietro la porta l'armadio. Poi c'è una scrivania con la TV, uno specchio, un appoggiatutto, i comodini classici, il letto, una camera molto semplice. Vediamo il bagno. Una camera semplicissima, abbastanza larga, speriamo che sia ben pulita, che l'importante è quello, diciamo, la pulizia. E poi c'è anche un piccolo giardinetto, diciamo. Solo che non c'è l'erba. Noi che ci facciamo con l'erba? C'è lo stendino. Ah, qui la fai la cacca, Liam. Lo devo mettere lì, quindi il vasino. Tu puoi giocare a saltare. Certo. Ecco la casa che vorrei io, scavata in una montagna davanti al mare. Ecco, questa casetta vorrei. Su questa montagnetta davanti al mare senza rotture, cioè adesso ce ne stanno delle rotture, però tutto l'anno non c'hai rotture, presumo. Ciao a tutti, siamo finalmente in relax e spiaggia. Allora, appena arrivati in hotel ci siamo subito un po' dovuti arrabbiare, perché praticamente a gennaio avevamo prenotato una camera tripla con giardinetto a piano terra, visto che abbiamo il passeggino e 100.000 giochi,
e invece quando siamo arrivati hanno provato, diciamo, a fare un po' i furbi e ci avevano dato una camera sul corpo principale dell'hotel al primo piano, e quindi ci siamo un po' infastiditi, gliel'abbiamo detto, però per fortuna ci hanno capito e ci hanno cambiato la camera, ce n'hanno data una come l'avevamo richiesta, diciamo, anche se l'arredamento è un po' obsoleto e girano un po' troppe formiche, però è una settimana, si può fare, dai. Poi l'hotel è carino, finora la cosa più positiva è il cibo. Allora abbiamo l'olio, si fa buffet, quindi ci aspettavamo si mangiasse un po' di tutto bene, però dopo che abbiamo assaggiato le prime cose abbiamo già capito che ci ingrasseremo 4 kg a testa in questa settimana, però vabbè, ci rimetteremo a dieta prima o poi dopo a casa. Poi vi farò vedere anche un po' il ristorante, il cibo, un po' tutto. Intanto siamo qui in spiaggia, i figli stanno già giù la riva a giocare, adesso tra poco li raggiungiamo e niente, metto un po' di crema al vento di casa, a dopo. Allora, ecco il nostro ombrellone con la piscinetta in prima fila, questo scoglio bellissimo. Arrivo lì, qui è tutta spiaggia così molto rude, poi di qua si vede tutto il paese di Peschici, che una sera ci andremo a vedere perché ci hanno detto che è molto carino. Questo è il barretto della spiaggia, è il paesino. Fare una passeggiata verso qua, verso questa stradina, questo scoglio fantastico. Qui l'acqua è bassissima proprio, e anche se è un po' mosso è super pulita. Che bello! Queste calette sono la cosa che più adoro. Quando andavamo in vacanza in Sardegna senza figli, ogni giorno scoprivamo una caletta nuova. Eccomi, cucciolo! Attenzione, stasera ci abbiamo i supereroi! C'è di buono oggi. Oggi abbiamo l'insalata di mare, spianata romana,
aspetto con voi. Fettuccine con salsa di scampi o sedanini alla carbonara. Buoni. E tu come ti chiami? Lascia che me ne spacci. Buzzone. Brutto buzzone. Il naso no? No, in bocca. In bocca? In schifo? Mamma, ando sto corino. Mamma, grasso. Voglio cucinare. Voglio mangiare un braccetto. Un braccetto. Eccoci qua arrivati a Peschici Paese. Adesso vediamo se è carino come ci hanno detto. Ora li vediamo, sì. Adesso che ci mangiamo noi? Il gelato. Ma anche Liam lo mangia? Sì. Tu come lo vuoi? La coppetta. Tu e la coppetta? Anch'io. Con che cosa la vuoi? Se non levi la mano non si capisce. Se... Che ci vuoi? La crema e basta? Anche la panna? E tu Scarli? Che golosoni. Tipo disegni fatti con sassolini, fiori. Sono belli? Cioè guarda nel terrazzetto, che spettacolo. Che belli, guarda. Tengo que poner.
carino, guarda tutto il paesetto, praticamente c'ha tutte le vie piene di sti negozietti. Bello. Noi dobbiamo scegliere la calamita per la nostra collezione e poi una come souvenir a nonna, che anche lei le colleziona. Che spettacolo. Oddio. No. Che spettacolo. C'è mille mila tipi di sugo, che spettacolo. Dice mamma, tu sei morbido. Lo dico, lo dice Scarlett. Ciao. And è matta. La mia bocca, ai. No. Che ti fa sto matto? Io gli faccio questo.
No, dai, ti prego. Oh, per essere orso ci vuole un po' di carattere. Questo carattere.